Benvenuti al nostro appuntamento della domenica con Farming Simulator 22 nella mappa Zappaland, ovviamente in versione crossplay. Hi everyone, welcome to our appointment of the Sunday morning with Farming Simulator 22 on the Zappaland map. Salut à tous et bienvenue à notre rendez-vous du dimanche matin avec Farming Simulator 22 sur la map Zappaland. E allora, vediamo un pochettino da farsi. Allora, intanto vorrei un attimino sistemare sto campo qua sotto e metterci un po' d'erba decente, quindi io direi di iniziare. Subito a sistemare il campo nel frattempo che qualcuno ci raggiunge. E allora, siccome abbiamo il campo, che è il campo 4 a disposizione, allora noi adesso andremo a sistemare un pochettino questi campi qua. Saranno praticamente questa porzione qua sotto, sarà sarà praticamente, verrà dedicata all'erbetta, quindi metteremo un po' di erbetta. Possiamo modificare questo campo sulla mappa Zappaland, che il mitico la Zappa Storta ci ha donato e ha fatto un grandissimo lavoro. Ha fatto un'opera d'arte, ha creato. Approfitto anche per ringraziare Pupattolino75 per il follow durante, diciamo così, per quando ero offline. Grazie Pupattolino75 per il follow, vi do il benvenuto nel canale. Oh! Sei arrivato giusto in tempo per i saluti. Chi è entrato? Discord, c'è qualcuno? È un po' d'amatore, diciamo così. C'è la passione per la fotografia. Che ottica monta? Tanto se sei esperto, dimmi un attimo i valori di... C'è un valore che è denominato con F punto. Campano, provincia di Napoli. Ah, siciliano. Era tua. Ah, dovete... Ah. Quindi anche tu un po' del sud. Ce l'hai anche tu, diciamo così, nel DNA. Ah, le ottiche fisse sono quelle lì più nitide. Rispetto a quelle lì che ti permettono
di avere focali differenti su un'unica ottica. Sono veramente belli. Ciao Eccoci qua, buondì. E Superdub, allora, buongiornissimos. fra 5 minuti arrivo e mi finisco la mission. Sì. Sei Mission Impossible allora. Buongiorno a tutti in diverso. Eccoci anche Pupattolino 75, stavamo parlando un po' di fotografia e mi stava spiegando delle cose dell'ottica, gli stavo dicendo una cosa. Ok, fate pure allora. Allora, 7-1, 28-4. Come mai hai cancellato tutti i messaggi? È perché forse col ho come si dice, il maiuscolo. Ah, ok. Stai creando i campi? O Sì, stai sto erando? allargando un pochettino sto campo perché sto facendo come ha fatto Zappa, perché vorrei metterci l'erbetta qua sotto. Visto che comunque il campo 4 è bello grosso e Ok. già ci sono, ci ha messo mi pare il mais. E allora almeno così c'è un gambetto qua sotto, che se devo fare un po' di fieno, cose così. Ma fai bene. È una delle. Ah, col mirino ottico. Ma è una. Ma è una bridge. O è una mirrorless? Perché sulle digitali. Nel mondo delle fotocamere digitali il mirino, ad esclusione ovviamente delle reflex, ovviamente. Però per esempio nel mondo della fotografia digitale la maggior parte dei mirini elettronici vengono messi a tipo alle mirrorless o tipo fotocamere. Non posso fare i nomi dei brand, però tu mi capisci, insomma quello lì della PlayStation, no? Per farti capire. E quindi eh sì, di che anno è la macchina, l'apparecchio? Ui, Siberian carissimo, direttorissimo, buongiorno. Buongiorno Siberia. Oh, è arrivato anche Daniel in partita. Optimus. 8-10 anni, ok, quindi è abbastanza recente. Perché per esempio ho visto pure le Buongiorno. Fujifilm. Buongiorno carissimo Daniel, ben ritrovato. Io ho adocchiato una mirrorless che è Fujifilm. O Canon, però diciamo che Fuji offre l'effetto pellicola. Ed essendo praticamente cresciuto con la fotografia analogica, e allora mi piacerebbe anche in qualche modo che venisse simulata già in fase di scatto le No, foto. Dimmi tutto. il sistema la lampo, se c'è più spazio nel capannone. Non ho capito, scusa. Ho detto che ti sistemo la lama della trebbia gialla, così c'è più spazio per entrare per Vedi, mettere. vedi un po' se riesci a spostarla. Io non lo sento, Daniel. È perché sta nella chat del gioco, credo. Ah. Daniel, tu hai Discord? Daniel, mi senti? Kevin. Lo senti adesso? No. E Daniel, parlano. hai Discord? No, ma non è un problema, eh. Cioè, basta che lo senti te. No, è più che Ah. altro se diceva qualcosa ho fatto per dire che non lo sento. Non c'è problema, se te lo senti sei a posto. Tanto sei te che soprattutto devi interagire con lui. Vabbè. Non io.
Allora, un attimo solo che mi sono scordato pure di fare gli SO. Allora. Arrivo subito. Qua bisogna premere il tasto invio per spegnere il motore. Allora, iniziamo. Iniziamo da Pupattolino. Mi chiamo il benvenuto. Grazie ancora per il follow, poi ci sta. Ciao Drift, buongiorno. Allora, Pupattolino, poi c'è venuto Siberian, poi c'è sta il mitico Drift. Altro c'è? Mi pare di averlo fatto al mitico Macio. Arrivo, eh. Sto Porca facendo un pancia. mirroration. Bene, bene. Ottimo. Allora, vediamo cosa c'è nell'usato. Cassonini da carico ce li hai? Sì. Poi Ne ho capito io? cassonini da carico ce li hai? A proposito, il cassone da carico, mo quasi qua. Ah sì, ce l'ho. Mo prendo un paio di tratture. Ora che ci penso, che quelli mi servono. Servono soprattutto a voi. Allora, vediamo un po'. Kevin. Ti sei sbagliato a fare il show, ha scritto Drift. Boh, perché? Ah, Drift 3131, ha ragione. Ecco, adesso fa. Ha fatto Formula 1. Ah, perché è scritto Formula 1 invece FS22. giustamente. Il mercatino dell'usato, fra l'altro, non basta nemmeno mezzi buoni a un prezzo buono come l'ho trovato sull'altra mappa. Allora, Valtra, sto prendendo qualcosa per voi che sia anche buono. Ah, c'è il case, quello che ho preso sull'altra mappa, il medio là. Ottimo Drift, mo ti divertirai. Ci dovrai ovviamente mettere un po' di tempo, nel senso che ci vuole il tempo che ci vuole, però poi ti divertirai. Sì. Valtra. Ma c'è il Valtra mimetico oppure vediamo un po'. Oh, scegli te, Dab, la Ho il mappa la tua. case. Eh beh, ma tu sei ospite, metti la targa. Sei ospite, sei pure tu comandante qua. No, prendi quello che vuoi te. Si fa crepe. Uè, Maurizio! 120 lire al mese, va bene? 120 lire al mese? Sì, sempre. Alloggio, vitto, lavoro, impiegatura e stiratura. D'accordo, d'accordo. Grande Maurizio Max, buongiorno. Il mitico Maurizio Max, lui c'è sempre. E meno male che Maurizio c'è. Come dissi Ma quella la tua mattina. partita c'ha la password, vero? No. No? Ok. Però mi arriva la notifica quando devi entrare. Sì, almeno accetti quello che vuoi, insomma. Sì. È ovvio.
Allora, vediamo un po' il Paltra. Se lo potenzio massimo 145. Sì, tra un po' arrivo, lavoro come una bestia, dritto. OK. Infatti, perciò devo potenziare 142 un po' bassino. Allora mi sa che prendo proprio il case. Parte base da 145. Costicchio un po' di più. Esattamente. E io pago! Paga Maurizio. Esatto, allora se paga Maurizio approfittate. Abbiamo messo anche il trattorino del macio. Quel case Sì. il case. Allora, mi pare che 155 cavalli dovresti farcela per tirare qualche aratro piccolino. Poi eventualmente man mano lo potenziamo. Allora, qui sto al negozio, ma ne faccio un altro per Daniel. Ciao Pupatrino, E buongiorno. ricordi bene che qui non siamo in America, Buongiorno a tutti in qui siamo vives. Napoli, e come si dice, ca mi sciure fes, ha capito? Ha perfettamente ragione il mitico Maurizio Max. Quando lui parla, ha sempre ragione a prescindere. Sono parole sante. Esatto. Lui è super super DJ in assoluto. La zappa va a capire. La zappa è mitica. Ah, mo ti faccio fare il tour della zappa Land. Zappale. Signore e signori, la Zappalandia vi dà il benvenuto a bordo dei suoi mezzi, la sua flotta. Fra qualche minuto arriveremo alla farm della Zappaland. Vi raccomandiamo di sbrinare gli occhi e di preparare i fazzoletti, perché vi emozionerete. Azzfun, ma che dica Azzfun? Apvrun, ammiara! Per i non partenopei, Azfun sarebbe in quantità incredibile. Vediamo sta super farmes. Super silos qui. Cancelletto. T'ha fatto io la strada lì, dov'è che va? Si arriva sulla prima tranche. Tronche. Tronche, dove ci sono tutti i cous, e così qua T'ha c'abbiamo. fatto in sollevamento. Hai capito, Ma non si scherza, Vic.
Allora, qua ci abbiamo lo village, fammi spegnere in mezzo, altrimenti qua in mezzo va un po' così. Daniel, ascolta, il trattore puoi pure lasciarlo fuori, che tanto lo utilizzerò sicuramente. Allora, qua abbiamo detto l'ovile, abbiamo il gallinaio grande o il pollaio con relativa pensilina per conservare i mesi, la mitica serra o la sierra, come si dice in gergo radio, Sierra. che è la lettera S nell'alfabeto internazionale. E qua abbiamo, e qua è proprio di lusso, caro Macio, la pensilina, ma soprattutto qua abbiamo la stalla automatizzata. Ah, quella grossa? Ya, Delle Wunderbar. mucche, Esatto. mucche Ya. Ha voglia a fare concime qua. E latte. Il suo bel silo. Poi qua abbiamo anche i punti di carico per i Ok, dove materiali. butti la roba? Esattamente. Poi qua abbiamo il porcile grande. E quindi pure qua si recupererà un po' di concime. Bello. Ma Con praticamente Dab, tu butti paglia fino insilato là e dopo fa da solo la razione mista, giusto? esatto, sì. Questo mi pare. Fantastico! E mi pare che ogni ora prepara la razione mista. Fa quel bagaglio rosso da solo, vero? Esatto, il robot esce e va nella all'interno della farm qua, scusa, della Dal struttura. mangiatoio. Esatto, e poi lui automaticamente va a regolare, insomma, mette il cibo. Ah, fantastico. Questo l'ho visto sulla mappa nella live di Wopparan 71. Ah, buongiorno Luciano, ciao. O 74, qui mi sorge il dubbio. 71, bitch. 71, perfetto. Ecco, altrimenti a finire che la pubblicità non la faccio bene. Comunque pure ha fatto una Sì, una bella bella farm. farma fatta, sì. Bella. Qui, Luciano carissimo, Comunque buongiorno. bella questa. Ha Cavolo! fatto veramente un capolavoro. Sì, bella bella. Infatti Ci ha all'inizio, lavorato un bel po'. ha voglia. Io all'inizio ero un po' titubante se portarla anche durante la settimana. Ok. Poi ho Perché? iniziato a portarla, diciamo che le visualizzazioni hanno compensato. Poi tu ben sai che non è le visualizzazioni non sempre sono stabili, perché dipende anche dal giorno della settimana, dal periodo, eccetera, eccetera. E Sì, ovvio. così ieri ho voluto alternare un pochettino con un'altra mappa e ho riportato la vecchia serie dei fratelli Caponi, e quindi ho portato l'altra mappa sempre Vabbè, ma qui su. questa è bella, questa comunque ti diverte a Sì, ma questa è bella impegnativa, bella impegnativa veramente. giocare. Ah. Che poi devi, sì, soprattutto mo con la stalla là automatizzata, bisogna produrre parecchio fino. Sì, c'hai da lavorare come una bestia. Altrimenti, bravo, come dici tu, si rimane a pila. E qua se non produci, se non spendi, espandi, non ti espandi. Spicca, Già, spicca. arrivo, arrivo, ho finito il Little Rations. Occaparoceros. Ah, facciamo vedere il mitico Daniel che sta sistemando i mezzi. Eccolo qua. Ui, ciao Daniel. Stella più piccola, sì, pallotto lì, lo ti faccio vedere. C'è quella là senza la struttura. Allora, dove sta? Animali. Mucca, ecco, ci sta questa qua che c'è solo il recinto. Sì, Luciano. Poi questa è quella che ho inserito io nell'altra mappa, quella un po' più economica, e quella che ha messo Zappa invece è questa qui da 722.500. Non so se mi spiego. Ho detto tutto, direbbe da to. Tanta roba. Parecchio, veramente parecchio.
Allora, Daniele, il tuo trattore sta qua, c'è anche la tua targa, quindi è personalizzato. Andiamo a prendere quello del macio. Eccolo qui. E voi là. Non so perché ho riscelto di nuovo il case, però mi sono trovato bene anche sull'altra serie. Ed è bello robusto. Tutti i Io avevo trattori una voglia. sono belli e robusti, però sto Valtra non so perché, ma tu l'hai provato pure tu sull'altra mappa, Sì, hai visto che devo con provare. l'aratro a 175 cavalli, insomma, tirava parecchio, tirava. L'ha messo preciso e preciso adesso. Oh, cappa. Come aratro è comodo quello lì ripuntato, qual è che è? Quello che ha 6 metri, poi può diventare 9. Esatto, sì, quello lì della Quello Lisa. rosso, Sì, sì. quello È lineare, sì, ma infatti. fantastico. Sì, guarda, io fin quando non era uscito quello mi sono veramente un po' disperato Di nuovo perché. vedere il dato. Dimmi tutto, Tania, scusa. Di nuovo vedere come l'ho messo. Oh, facciamo vedere anche agli amici qua. Grande Daniel. Da notare la finezza. Allora, via, via, muovici. Ha fatto una sistemazione in stile showroom. Grande Daniel. Inchination. Si lavora come le bestie, dice Sam. Eh sì. Sto gioco con le mod riposizionabili si arricchisce sempre di più stamattina. Ho visto la recensione di una cantina nuova su un canale americano ben fatto. Eh sì. Se poi consideri anche che hanno inserito di default le produzioni nel gioco, insomma, è qualcosa di incredibile. È qualcosa di veramente ben fatto. Veramente ben fatto. Allora, visto che non c'è stata per il momento da piantare, io mi prenderei pure il Sam. Il Sam qua, il tatturiello qua, lo sta. Mi piglio lo stesso pure io. Beviamo un po' di tè. Il tè, qua ci vuole un po' di caffè. E qual è il miglior Arrivo. caffè? Eccolo qui, Macho King Ali, Macho King Ali. Patata, il caffè che fa. Come dice il mitico Luciano, sul Nablo San fa. È l'acqua la fa la differenza. C'è qualcosa da fare? Vedi, abbiamo ancora il contratto di ieri, se non mi sbaglio, da portare avanti, quello lì delle barbabietole. Allora, devo fare il personaggio perché vedo la prima volta che entro qui. Eh sì. Conferma. E devo fare unisci la fattoria probabilmente. Yaya, wunderbar. Ce Allora, l'abbiamo. mettiamo le autorizzazioni. Daniel, mi pare che ce l'ha, perfetto. Macho King. Buongiorno. Mamma mia, fa impressione vederti col casco. Questo è lo Stig. Non so se hai mai visto la trasmissione televisiva. Dove cacchio vai? In guerra? E quello è il pilota di Formula 1, solo che i pilota non sono. È qui. Allora, Allora, vado in campo quindi, giusto? sì, vedi che tu c'hai il tuo mezzo, che mi pare quest'altro qua. Però puoi utilizzare qualsiasi mezzo. Sì, ma c'è già una missione, cos'è che era? Le barbapietole. Sì, vediamo un po'. Era, mi pare, il campo. Ah Dove era? no, Ah,
Aspetta. No, non c'è. No. Ah, in effetti. Ah, è perché ho aggiornato il gioco. Sì. Se vuoi ti faccio la volgiballa e 14.000 euro, Vic. Ottimo. Aspetta. Cosa fai? Fai te però, fai presto oggetti, se non hai la roba, fai te. Ma comunque devo produrre balle insilate e fieno, quindi mi converrebbe prenderle anche se, diciamo così, non particolarmente costoso. Allora, mo ti prendo l'attrezzatura, diciamo, se è un po' minimal. Ah, ok, quindi vuoi fare con i tuoi, va bene? Sì, no, ho detto anche perché comunque mi servirà. Ok, Vin, allora vado al negozio. Ok, allora, vedi che c'è il tuo mezzo qua. Sì, l'ho preso. Ok, allora, mo la trovo. Vado giù. Esatto. Allora, cosa chiede? Avvolgimento, balle. Okay. Voilà, già mi sono ribaltato. Ma che chiede? Sono ripresa. Ottimo. Mamma mia. Sono partito a missile. Come una bestia. Come una bestia. Vabbè, veniamo in due. Allora, mo prendo il ranghinatore e poi ti vengo a dare una mano sul campo. Però devo riparare il mezzo. Sì. Ho beccato lo spigolo del cancelli. Ma ha fregato pure a me l'altra volta. Mamma mia, ho fatto il salto in aria. Dopo posso riparare il mezzo? Fai una cosa, lascialo così, tanto poi quando arriva al limite poi lo riparo stesso. Ah, ok. Ah, comunque adesso lo sento, Ciao Daniel. Ti ha salutato Macio. La miseria. Ah, perché stai comprando la roba, sta leggendo. Con quello delle balle. Voilà. Falciatrice solo davanti, giusto, Dab? Sì. Okay. Io poi ti seguo con il portafino qua. Solo che mi sa che mi servirebbe un peso dietro, no? Ce la fa. E dovrebbe essere, dovresti farci. No, ce la fa. Andiamo a porta. E perciò ho scelto il camion, stavo dicendo, il trattore questo qua che è più robusto. Ok, Vin, adesso vado al campo 15. Via. Come le bestie. Grande bacio. Ciao Luciano, buongiorno. Ecco qua. Mamma mia, come va? Questo insieme a New Holland, quello là piccolino, sono i mezzi che mi piacciono parecchio. Sì. Perché vai 53, è una bestia. Ma cioè, se ti serve il peso me l'ho acquistato, eh. Ok, adesso campo 15 mi pare. Diciamo sì che è meglio, va là, torno a prendere il peso perché ma sono stati in puntoni. Te lo sto portando al campo. Ah, ok, allora non torni indietro. No, senza che. Voilà. Ora faccio la retros. Ezzan, via, tagliamo tutto adesso. Ma è una bestia, vai 22. Hai visto? È piccolino, però dà soddisfazione. Ah, nel frattempo vado a recuperare l'altro pezzo. Sì, tanto adesso devo tagliare ancora un po'. Vado io con la delle balle, sono qui. Ah, ok. Macio, vedi che mo ti lascio il peso a bordo campo qua. Ok, quando torno giù lo acchiappo, grazie mille. Figurati. Preso anche il rosso tra l'altro. Così infatti ho visto, bello. Si mimetizza.
Anzi, si intona. Sì. Si saluta Luciano, non so se il saluto. Sì, l'avevo visto. Ciao Luciano. Che qua la chat la leggo sempre con notevole ritardo. Allora, qua ho preso il voltafilm, ma mi manca il ranghinatore. Devo andare a recuperare. Ciao a tutti in vives. KK. Affido a te il, come si dice, l'animazione della lives qua. No, no, qui l'animazione c'è te, il tuo canale. E vabbè, ma io sono soltanto un operaio qua. Un operaio come vuoi. Sì. Oh no, te devi amministrare. Vai di là, vai di qua. E porto pure il caffè. E porti il caffè, sì. Eh sì, eh. Quello non può mancare. Aspetta che lo devo acchiappare dall'altra parte il piso. Eccolo qua, è volta fino. Ne ho preso uno un po' più grande stavolta. Ok. Questo mi pare che è 5 metri. Il Kun. Credo di sì. Voilà, oh dai. Un po' meglio col piso. Che quella, anche se è leggerino quella lama, però comunque effettivamente è un po', sì, sta in puntoni, sì, il trattore diventa un po' instabile, questo è vero. Andiamo a fare un po' di observation nel campo del machination e danielation. Taglio da dentro, se ci vede Brix. Gli viene la pelle d'oca, io. Bravo, è bello dentro anche. Ha voglia. E pure io mi sto abituando gradualmente alla visuale interna. Ovviamente in alcuni momenti può risultare un po' scomoda, però... È molto, sì, se hai tratti grandi poi. Esatto, però ho imparato anche a regolarmi con le larghezze. In base alle larghezze degli attrezzi, poi so che devo prendere in riferimento il musetto del vano motore o piuttosto che il parafango, la parte interno esterno. Insomma, 3 metri e sei solitamente nel limite del musetto del motore. Se è più di 3 metri dovrebbe essere la parte interna del parafango. Sì. Quella. Qui è arrivato anche Daniel, madò, siamo delle bestie. È arrivato con il mezzo più grande. Questo subito fa. Aspetta Daniel, qua... tutta qui ragazzi, se no mi arrivano, eh. Daniel, qua ci vuole prima il ranghinatore e poi dopo l'altro attrezzo bisogna utilizzare. Eh sì, porta Daniel, vuole fare subito le balle. E alla fine, perché ci vuole il ranghinatore, ci vuole quell'altro attrezzo là. Per quello ti crea le andane, che chiede fino qua. Se fosse stato insilato, allora con l'altro macchinario avresti potuto anche raccogliere. Caffè patacca, il caffè che spacca. L'ho fatto io perché non so se Sound Alert di che ha fatto drift non è uscito, ne ho detto, né dubbio, ci penso io. Salvo ragazzi, sembra una Ferrari quel trattore. La manetta è russa, quella è russa, sì. È come la Ferrari, il rosso è russo. E come diceva Totò, la donna è mobile e io mi sento mobiliere. Vai, vai, che dobbiamo fare tanti Everon. A voglia, qua altrimenti non si recupera niente qua.
Dobbiamo guadagnare per mantenere la super farm di Dump. Sì. Ok, Rift, saluta Gaiman da parte mia, poi se riesco e la live finisce prima della sua, allora gli faccio un bel ride. Ui, Elisa, abbiamo la super spadaccina qua. Ui, ciao Elisa. Fate i bravi, altrimenti vi ban, eh. Brava Elisa, tieni tutto sotto qui. Il nuovo hashtag sarà Internet for Elisa. A proposito, hai risolto quel problema col PC? Ah, meno male. Bene. Altrimenti avremmo dovuto interrogare la NASA e tutto il resto a press, come si dice a Nava. Bravo Daniel, ranghina tutto. Oppala. Ah, ti ha data per gentile concessione, dobbiamo scrivere allora quando vai live, scrivi per gentile concessione del super ministro DJ. Bene, bene, che ti fa giocare il boss. Piano piano. Poi quando arriva il compleanno, allora dici, babbo guarda il computer, no, che non costoso. Dici, guarda, poi questo cavolanno, perché non lo mettiamo vicino alla scrivania dove c'è il computer? Devi approfittare di quel giorno, Là tutte congesse. Quindi approfitto. Ah, non vale, voi avete il batanaglio più grande del mio, effettivamente. Vabbè, ma tanto io faccio la seconda passata, così sono sicuro che si asciuga bene. Guarda qua, siamo in tre. Mamma mia. Daniel, se vuoi puoi fare tu la... puoi utilizzare il voltafino e io faccio le ranghinate, se vuoi. Che è un po' complicato, devi ricordarti sempre che l'andana te la crea a destra. Sì, quello sì, perché non è quell'altro là che tu gli dici crea l'andana a centro e ti fa l'andana centrale. Mi raccomando, facciamo un lavoro a zampa di gallina, No, scusate, ho sbagliato. A ferro di cavallo. La zampa di gallina non va bene al lavoro. Oh, mi sono imbarcato, bitch. Meno male che c'è il piso. A lingua di zanzara dovete fare il lavoro, C'è Maurizio, Elisa e Luciano che ci tengono d'occhio, E anche gli altri ragazzi in Lives. Ma cioè io le prime volte che ho giocato a Farming 19 confondevo sempre il fieno con la paglia e poi in generale queste due cose qua. E allora all'inizio sbagliavo sempre perché il contratto mi diceva fieno. Però per esempio non utilizzavo il voltafieno, ma creavo l'andana e poi direttamente la... Ranghinatore. Esatto, con ranghinatore. Ok. E poi dopo
una decina di missioni, no? Un po' come capita a quelli lì un po' pigri. Dissi, ma fammi andare a vedere sta differenza se ci sta. E da lì ho imparato che la paglia, io poi non lo sapevo, la paglia infatti, lessi che la paglia era praticamente, si ricavava dallo scarto, diciamo, della trebbiatura, e poi il fieno invece era l'erba tagliata essiccata. E tu devi sapere, non so quanti contratti ho perso, che erano quelli là che pagavano di più, no? Mamma Sì. mia. E allora poi dopo ho imparato che chiunque, per esempio, ha giocato in multiplayer con me, allora cerco di fargli capire la differenza fra erba, fieno e paglia qual è. E paglia. Ma maggior parte sono tutti preparati. Ero io quello là meno preparato che continuava a fare lo stesso errore. Bravo Daniel, viaggia! Hai visto? Guarda, Daniel è più veloce, lui, siete più veloci voi con i mezzi questi piccoli che io con questo qua grosso grosso. Vabbè, te c'hai un ragginatore anche piccolo, eh? Sì, no, vabbè, però comunque è proprio la velocità degli attrezzi che è diversa. Sì, assolutamente. Infatti Io vado ai 22 con la faccia triste. perciò ho preso quella là, perché siccome sto cambio è più grande, poi a parte che li utilizzerò pure io, quindi comunque è un'attrezzatura che mi farà risparmiare tempo. Sì, ti serve. Sì, ho detto, il campo là sotto me lo semino ad erba finché al momento non posso, finché non potrò acquistare un altro campo tipo questo qua, devo arrangiare con quello che sta là. Ah, per forza. Poi se vuoi mettere gli animali, le mucche o le pecore, ti tocca fare per forza il campo d'erba. Esatto, sì, perché quello ci sta uno più grande là vicino, però non sono lineari. Qua mi faccio le andane, poi se c'è qualche sbavatura sui bordi, arrivo con il sarchiatore ed elimino tutte le tracce a bordo campo. Lo sapevo. Vai, vai, Daniel, che passiamo, siamo delle bestie. Quello è Mash che è molto veloce. Oh, grazie Drift. Abbiamo ricevuto i saluti da Mike, da Kaiman. Uè, ciao Drift, grazie, saluto anche Cayman. Stamattina è su Formula One, mi sembra. Se Ah. non mi ricordo male. Ieri sono riuscito a dare una mano anche a lui. Ottimo. Ciao Drift, a dopo. Auguragli Ciao. buona gara da parte nostra. Sì, e digli di dare il gas. Gas a martello. Occhio Daniel, sì bravo, indietro ti è scappato un batanaglio da voltare. Scusi, chiacchierolo! Chiacchierola! C'ha le ali dell'aereo qua. L'ho chiappato, pensavo di passarci, invece l'ho sfiorato dietro. Arrivo. È passato Brixia qua con il Cessna. Scusa Daniel, cacchio, ho preso male la misura. È che sto case va come una bestia. Capito? Quello è l'effetto caffè patacca Sì. che fa così. Mi ha eccitato. Ta 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 ta. C'ho tachicardia. Tanto vicino all'officina in farm abbiamo il caffè, abbiamo il piccolo bar, al momento ancora piccolino, poi vediamo di allestirne uno migliore. Il bar aziendale. Chiarola. Eccolo Macio, guardate com'è veloce. Cioè, quello Macio con la lama e mi sta raggiungendo. Ah, adesso ti svernicio, eh. Guarda, sembra la Papam! Drag Race. Ok. Sembra che ti stia facendo la Drag Race. Guarda, guarda, mo vince. Guarda. Ma hai vinto sul finale, cioè. Sul traguardo. sì. Poi se riesco faccio la clip e ti faccio vedere. Avevo messo la visuale laterale. Ah, la stavo guardando, ti stavo guardando. Ah, ok. C'ho il tablet, ti guardo in live. C'è il monitor.
Sì, c'ho il secondo monitor. Guarda com'è veloce. cacchio, per forza faccio 7 km orari di più e fai 15. Poi mi sa che anche più leggero quell'attrezzo là, se non mi sbaglio, rispetto a tutti quanti. Mi sa. È un'altra cosa che guardo, per esempio, anche il peso dell'attrezzo. Non prendo quello pesante a parità di grandezza di lavoro, ma prendo sempre quello più leggero, che poi va bene anche con i mezzi non particolarmente performanti e potenti. Ah sì, no, ma bisogna guardarci tutto, sì. Diminuisco i consumi. Dimmi, eccolo lì, Daniel. Ma ce n'è uno leggermente più largo di questi. Più largo? Sì, ma dici ranghinatore o il voltafieno? Di quello che ho io. Il voltafieno sì, però al momento diciamo le finanze non ho mai c'è, non l'ho reputato ancora al momento, però magari al momento sì, anche le facciatrici, per dire, poteva prendere anche quella dietro, ma dopo dai. No, in realtà avrei potuto prendere direttamente quella della Kronla. Prende quella grossa. Sì, ma dai, non è che puoi spendere tutto, ovviamente. Esatto, dai. Quella all'inizio male. È così. Poi dopo, man mano, una volta che ho fatto un po' di scorta, poi inizio a prendere attrezzature un po' più grandi. È normale, anche perché dovrei prendere tante altre cose, voglia. Sì. Quindi bisogna stare sempre attenti a spendere e spandere, Poi se c'è qualcosa nell'usato è buono, perché si trovano delle buone occasioni. Però al momento nell'usato non ci sono attrezzi che ti servono. Che mi servono usati, e quindi come diceva il grande Jason Farm, gli attrezzi presi usati sono buoni. I mezzi poi dipende sempre dallo stato in cui te lo fa trovare il sistema. Insomma. Sì. Ovviamente. Io questo New Holland l'ho preso e l'ho pagato, mi pare, 117.000, ma era in buone condizioni. Buono. Per lo stato di usura si vede, l'ho riparato 2-3 live fa, gradualmente si va, l'usura si, insomma, si accentua e diventa più veloce. Però lo tengo perché mi può sempre tornare utile per lavorare su campi più grandi. Sì. Avendo quella radio là. Ah, Dagli si è spostato indietro, ha avuto paura che gli dava una bottarella. E giustamente, ha detto a Fini che mi fa ribaltare il macio. Ha visto che vado a missile. Guarda come è veloce, ah. Sembra che tu abbia montato la lettone anteriore sul mosaico del trattore. Sul trattore, la macchina. Oh, prima ho sbagliato manovra, se no non ti becco io, Daniel, ce l'ho come biega. Comunque mi ha fatto rilassare stamattina la live di Brixia. Sì, infatti anch'io l'ho guardata tutta. Ah, ma mi sono messo, adesso è entrato una mezz'oretta dalla fine. Bello, veramente il comandante Brixia ha fatto un ottimo volo. Visto, rallentato Daniel. Scusate. Ah, va tranquillo. Ali, ma giochi in galli. Ciao Renegade! È arrivato Renegade? Oh, Renegade, buongiorno. Renegade. Wow, grande. Un altro storico amico qui di Twitch. Come stai, Renegade, carissimo? Ben ritrovato. A
Abbiamo fatto un sacco di convoi insieme con Renegade e gli altri amici. Ah, ad ETS? Sì, ETS. E ci siamo divertiti tantissimo. Ah, c'è una bestia rossa che ti passa. La stai incrociando, occhio che Daniel è veloce. Comunque una cosa che devo vedere, sperimentare e capire se lasciando le balle di fino all'intemperia marciscono o quantomeno. A quanto mi han detto no. Ah, quindi non c'è ancora, diciamo così, questa. A me mi han detto di no, anche la paglia non si dovrebbe rovinare. Ah, ok. Vabbè, già è qualcosa. Beh, che è un gioco che comunque che mi pare che age, mi pare che l'età era 3 anni in su, quindi sì. Dovrebbe essere sì, un po' come Euro Truck, che adatto un po' a tutti quanti. Però diciamo che io, nonostante che dico così, comunque le metto col carrello sotto lì. Sì, ma infatti. Beh, che io se raccolgo fine e paglie, poi vedo di mettere o li metto nel silos per fine caricatore frontale. Persone da carico. Sì. E lo metto magari sotto il cavallo a riparo. Perché quello mi pare che il silos per il fieno e la paglia mi pare che costa 60.000, mi pare. Quello lì ad arco. E ok. Quindi, per il fieno e paglia il fienile praticamente. Fienile, sì, bravo. Però qua devo andarci giù di brutto con l'insilato. Sì, c'hai gli animali lì, puoi anche e poi anche qualche soldo, dai. Esatto, poi anche il biogas, per esempio, quello là che esce sì. Nel gioco, quello per esempio è un'altra struttura che più in là vorrei mettere, proprio per questo fatto qua. Perché mi produce sì. Digestato e poi perché produce anche energia. E soprattutto mi pare il gas, e prendendo dei trattori a gas potrei ottimizzare i consumi e evitare sprechi, diciamo così, oltre che inquinare di meno. E poi fa l'utile dilettivo. Ovviamente la spesa iniziale ha un suo costo, però poi dopo se consideri che vai a ammortizzare le spese per la fertilizzazione ed è tutto naturale, allora tu dici dopo un annetto lo recuperi. Sì. Hai letto cosa ha scritto Eliza? Su ETS stamattina serve la barca di Luvia. Pure io un sacco di volte mi sono trovato in situazioni così là, mamma mia. All'inizio soprattutto, e ti parlo di 10 anni fa, giusto quando all'epoca la grafica non era granché, la fisica era praticamente rigidissima, però quando pioveva brutto, mamma mia, non si vedeva niente. E quando alzate il livello di alzate il livello di probabilità di pioggia, allora è così, allora sì. E praticamente, cara Eliza, come si dice a Napoli, acchiappare sempre patapate l'acqua, ovvero la pioggia piovosa, copiosa, scusate. Da mai a sempre. E pensa che ci sono anche le deviazioni, queste cose qua, mamma mia. Un'altra roba. Ma dove ti trovi in questo momento, Eliza? Perché se torni dal Regno Unito avrai la probabilità che trovi a rientro la pioggia. Non la trovi nel Regno Unito, ma stranamente la trovi
Germania. Ah. Germania. Ossa Chiot dice Mania. Deutschland. Hallo Deutschland. Andando verso la Polonia, we. Ah, guten Morgen. Mi ricordo qualche parola di tedesco che ho studiato all'Istituto Alberghiero qua. Il tedesco è una lingua molto molto complessa. Per la pronuncia, mamma mia. Toccatina amichevole. Daniel. Elisa forse conosce anche un po' di tedesco oltre al russo. Sì, ha detto di sì. Ottimo, allora ho fatto bingo mettendo Elisa come super moderatrice. Ma là che li becca tutti. Almeno se qualcuno sta prendendo per pur le chiap, e allora lei subito capisce, dice, guarda che ti capisco, Ui, giovane, ti calmo. Dice, cani, sure face, come c'è il sound alert qua. E si ricordi bene. Che qui siamo a Napoli, ha capito? E cani, sure face. Ha capito? Eh sì, mi ricordo, là, se c'era pure io. Mamma mia, che ha detto, ma come tu? Che si capisci il russo? Ah, mannaggia, va. Che figuraccia ha fatto. Mi dispiace per lui, umanamente parlando, però caspita. A me è capitato... Voleva fare il fenomeno. Hai capito? Ieri per esempio a me è capitato invece con un utente di nazionalità turca che ha scritto delle cose, diciamo, figlio di NN. Me lo sono andata a lui approfittare perché non capivo il turco, ma lui ovviamente non parlava una lingua che non fosse il turco. E quando poi mi sono andato a rileggere la traduzione l'ho bannata e l'ho bloccato istantaneamente proprio per questo fatto qua. È stato il primo ban della storia. Ho trovato persone, come dire, poco educate o quantomeno che hanno dimenticato l'educazione qual è, e a queste persone io vorrei consigliare un bel gioco. Si chiama Education Simulation. sì. Che poi credono che facendo queste cose su internet credono che siano immuni da eventuali conseguenze penali. Forse non hanno capito che c'è un aggravante. Il fatto che tu lo fai su internet e usi dei canali social, c'è l'aggravante del mezzo stampa. E quindi sì, queste persone forse non hanno capito che come dire, è bello rispettare, ma non esagerare. Se uno vuole fare battuta la fa, purché poi non sfoci in volgarità e di offese gravi. Esatto. Ho aperto e chiuso una parentesi, ma giusto per far capire magari che uno dice, vabbè, io dietro a un profilo, dietro a una tastiera, che faccio, offendo? O credono di darti un consiglio offendendo, non hanno capito niente. No, ma poi non va bene, comunque, cioè, ok che si trova una tastiera, ma di là c'è sempre la persona, no? Esatto, poi come dice Liza, la battuta va bene, esatto. Sì, dai. Però bisogna anche conoscere una persona, cioè un conto è che uno entra e fa scapostrata, nel senso uno che no, sta... un conto è che lo dice macio, e un conto è che lo dice uno che appena entra, dice, scusa, ma chi sei? Non ti conosco, presentati. Sì. Perché lui poi è entrato e ha subito scritto questa offesa, figlio di NN. Sì. E allora un conto è che tu
poi lo dici, guardi, sto scherzando, in conto che tu poi ne approfitti e continui. E allora là non va bene. Canish, no, ne fissi. Non va bene. Dice, da dove? Non va bene, no. E comunque, ragazzi. Macio, guarda, siamo quasi finito il campo. Guarda come sei veloce. Ah. Mi sa che la prossima volta devo andare a prendere il trattorino rosso che ho comprato prima. Che questa, su questi lavoretti qua, è un po'. È un po' sprecato. Il Landini è un ottimo trattore che pure ho provato qua, ritornando a parlare di farming, ottimo. E dobbiamo soltanto aspettare l'Aisa che qualche volta ci viene a trovare su farming. Pensa che io un po' di tempo fa, durante la live di Zappa, mi pare ad un certo punto ho giustificato le risposte che, che dava Maurizio. Ho pensato, se no qui chi legge penso che sono maleducato. L'ha scritto Eliza. Vabbè, diciamo che questo è più campanilismo o patriottismo, anzi paterottismo. Visto che è il tuo babbo. E poi altrimenti magari avrebbe potuto anche dire, ma tu là non mi hai dato una mano, allora quasi quasi per 3 ore non ti faccio utilizzare il computer. Scherzi a farsi, ma mi ricordo, comunque l'Aisa. Non è passato nemmeno tantissimo tempo dall'evento. Eh sì, vabbè, hai fatto bene, perché chi non è un assiduo frequentatore del canale o non conosce noi come persone, magari effettivamente poteva anche poteva fraintendere, quindi non avrebbe capito che si stava scherzando, e tu giustamente hai fatto una cosa buona, coscientemente hai dato una sterzata e fatto capire a chi non conosceva quel tipo di rapporto, diciamo, che è una cosa. Tennis, ok, offre tennis, dai. Ha detto io pago, ok, va bene. Allora quanti caffè deve pagare Dennis qua al bar dell'azienda? Io lo prendo, Ok, allora diciamo che saranno 7-8 caffè, vai. Caffè patacca, il caffè che spacca. Voilà, finish. Esatto, Luciano, bravo. È una ragazza educata e poi anche sensibile, che veramente ha dato una sterzata a quella Lives di quella sera. Ha tirato il freno a mano e si è girato. Guarda come corre. Ti porto la facciatrice in Farmers. Ok, qua ci sta. Ti do una bella lavata. Grazie. Poi qua si vede. Si vedete, vi vedo tutti e due, cioè Daniel alla mia destra e Macio sullo sfondo che se ne va. Vado su in Farmers. Oh, capparocero. E infatti c'ha la Luciano la cosa da fare tra un po' dopo le balle, non ho capito, dopo le balle cosa c'è da fare, raccoglimi, è vero? Il raccoglitore, è vero, bravo, mi fate ricordare che non ho preso il raccogliballe, grande, mamma mia, mi fate proprio, ah sì, è vero, ci vuole il carrello, cacchio, il carrellino me l'ho proprio dimenticato.
Ma aspetta, devo farle d'insilato o era fieno? Ah no, era fieno È qui. fieno, sì. Ecco Ok, qua, altri 50.000 Everons. ok. E vai, e vai. E io pago. È da paga. E io pago. Allora, io faccio una cosa. L'idropulitrice ce l'hai? Eh sì, sta a fianco all'officina. Fianco Sul all'officina. fianco Adesso. sinistro. Di fronte, quando vai di fronte te la trovi sulla sinistra. Ah, è qua, ok. Sì. Luciano, cibista. Però ho imbassato. No, non sono un radioamatore. Diciamo che quando ero arruolato nell'esercito in cavalleria usavamo molto le radio. E quando sono stato in missione ci hanno dato in dotazione una UHF, anche se non si poteva fare, però diciamo che me l'hanno fatto utilizzare. CB, io ho una piccola stazione radio 1 RGK 539, 1 Romeo Golf Kilo 539, detto in gergo radio. Voilà, la bella pulita. Sì, non ho una stazione particolare in maniera esagerata. Insomma, c'ho una Sirio Game Master come antenna. Poi c'ho una President Jackson Old, quindi quella originale degli anni 80, che me l'ha restaurata un amico radioamatore. Uno Alfa Tango 284, il grandissimo Matteo. E poi c'ho un Dix 5000. Insomma, c'ho un po' di radioline. Però sì, il President c'ho anche i filtri, quelli lì, come si chiama, a cristallo là. Insomma, me l'ha messa in condizioni che è selettiva, molto selettiva, sia in ricezione che in trasmissione. Ha fatto veramente un restauro, l'ha messo proprio a nuovo. Allora, Dab, Dimmi, caro. praticamente Daniele si metterà a cogliere le balle, quindi è andato a prendere lui il carrello? Daniel mi pare che sta preparando lui le... Sì, sta facendo lui le balle qua, mi sembra. Sì. Ah, ok. Ora cosa faccio? Vuoi raccogliere te le balle? Io vado a farti un'altra missione, come vuoi fare? Eh sì, dai, facciamo così. OK. Io allora ti faccio le fertilization, va Vedi che bene? in farm c'ho il carrellone. Mo ti Cos'è il compro carrellone? La fertilizzatrice? Fertilizzatrice, quella là Ah, rossa. quella grande, ok. Oh, è entrato anche il super maestro qua, il Chi è? Talefanos. Dov'è? È entrato appena in partita. Ah, ok, no, pensavo in chat David. Allora, mo ti prendo un po' di Osta, adesso fertilizzante. mi bastona subito il padrone. Via, 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 via dalla farmes, via, 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 via. Scusa, voilà, Dab, Oh, c'hai tranquillo. per caso il silos o vado al negozio a comprare? Ho già preso tutto, vedi che c'hai al Oh, negozio. ma pensa perché rimbombo? Perché Dab e Daniele siete tutti nella chat del gioco. Aspetta che... Solo che bisogna stare per forza, perché sennò Daniele non lo sentiamo, io almeno non lo È sento. giusto. Allora mo Discord lo chiudo, arrivato a sto No, dopo io non vi sento, io punto. so, Ah, non so. ok. No. Ah no, prova, prova, prova. Vai, Facciamo una vai, chiudi prova. Discord. Prova. Mi sentite? C'è qualcuno che ha il volume troppo alto del gioco. Fa rientro. Daniel, tu hai un paio di cuffie? E auricolari, queste cose qua. Macio chi? Sentite?
Eh sì, ti sentiamo. Ma ci hai abilitato la chat? Ora ti sento. Ma ti sento. Io non posso sentire la risa. Sentite? Sì, Daniel, tu hai Discord? Anch'io mi sa che torno come prima perché non vi sento. Allora, io mo ritorno in Discord. Daniel, tu ce l'hai Discord? Un account Discord? Però se usi le cuffie sarebbe l'ideale. Se hai altoparlanti o se stai guardando la live da qualche altro dispositivo, magari puoi mettere il muto. Hola. Hola, Brecco a canale. Hola, Brecco a canale. Hola, c'è Brix nella Iola. Io non mi sentivo nell'altra chat. Infatti, io c'ho il problema che c'ho un orecchio molto perforato. Ah, ok. E un fischio quel modo me sconquassa proprio. E quindi non mi ricordo, devo andare al negozio a prendere il bagaglio? Sì, vedi che l'attrezzo sta in farm e poi c'hai il fertilizzante al negozio. Tutto al negozio, sì. Ok, ditemi che devo fare, che io lo faccio. E puoi continuare a farle andare qua. Io nel frattempo vado a prendere il trattoriello. Proprio io il trattoriello? Che devo fare con il trattoriello? Vedi se puoi fare una missione, vedi? È al limite. Altrimenti, se non ce la fai con l'attrezzatura, prendi il trattore questo grosso. Ma chi ti fa le palle c'è? Sì, bisogna raccoglierle, che ci sta Daniel qua in campo che. Mamma mia, per poco mi tira in aria il trino. Allora, io vado a prendere quell'attrezzo per raccogliere le palle. Eh sì. Buongiorno Maurizio di Taleba, ti saluta Maurizio Maxil, super ministro. Ma non è buona tutti sti campioni. Chi l'ha fatta sta mappa? Chi l'ha fatta sta mappa? L'ha fatta? L'ingegnere, super ingegnere, mega presidente. Super campione. Raga, guardate un attimo la live, guardate, aspettate, devo andare via. Addio. Guardate Daniel. Clip. Dov'è? Clip. Perché guardate un attimo la live. Ma come cacchio l'ho messo l'imballatrice? Guarda che lavoro. Allora, si scarica dietro, non davanti. Hai sbagliato verso, Daniel, mi sa. Effettivamente. No, aspetta. Che campi hai comprato? Attaccalo al contrario, Daniele. Per il momento nulla ancora. Volevo mettere un po' di erbetta nella parte bassa del campo per preparare un po' di insilato. E infatti l'aveva rata. Però dovresti prendere quest'altro mezzo, perché mi pare che quella seminatrice, fammi vedere quanta potenza richiede, mi pare che quella richiede parecchi cavallucci. Allora, 210 cavallucci, sì. Oh, c'è una macchina che... Ma voglio la via di qui! Mai non è una via di qui. Era mezz'ora che mi girava attorno. Ti hai riconosciuto? Ma dove va sto patacca qui? Ha detto, è lui il famoso produttore del miglior caffè del mondo. Allora ho detto, andiamolo a crescere. Oh, comunque devo fertilizzare il campo di fianco al vostro, Vic. Eh sì. Ti vedo. Ah, a proposito, fammi mettere la gestione dei contratti pure a Zapation. Zapation. Li voilà.
Uè, la tappa! Che liscio che mi ha fatto! Ha fatto il liscio? Mi ha fatto un liscio! Al trattore! Infatti, fa delle palle ellittiche, che fa del... Ma più che altro le sta da fa? Sì. Sì, sì, c'è Daniel che fa le balle. C'è Super Daniel che si sta occupando delle balle. Quello che fa le balle al contrario. Con l'imballatrice. Quella è una tecnica. Però scusa, questa è una missione? Sì. Sì. Allora sì, sì. Scarichiamo poche alla volta e così se la finiamo prima, quelle le portiamo su in farm e le lasciamo in farm per le future bestie. Sì, ma infatti è quello che sta pensando. Le bestrighe. Mangiamo le ostrichette. Ecco, lì. Guarda, guarda come fa la sterzata. Bellissimo il nome di sto ragazzo, utente. Da ragioni con te che ti hanno fatto un'andana fatta per bene. No, è che noi qua con questo attrezzo effettivamente, come trovava difficoltà Daniel, la sto trovando pure io da difficoltà. Occhio ragazzi, il lavoro va fatto a lingua di zanzara, eh. Anche io metto più legna sul fuoco, sennò c'è il forno a legna. Uè, grazie Lisa. È molto operativa la nostra Eliza Minnelli. Sì, eh. Eliza. Eliza. Stasera tutti quanti su su tutti quanti sulla Noob Farm di Chiara. Guarda, non ce n'è un'altra. Ci fate caso, vecchiaia, vecchiaia. Quindi Rangel ripartiamo domani, scusa, giusto? Lunedì. Ritorniamo come la vecchia programmazione. Ah, ok. Quindi era domenica, se non ricordo male. La vecchia. Vecchia vecchia era domenica, poi dopo l'avevamo spostato a lunedì e poi l'avevamo riportato a domenica. Però ho visto che lunedì Ranch va meglio. Ok. Guardavo le statistiche. Facciamo un po' di salti all'orsa ciotta. A Chiara la domenica, perché Chiara la domenica fa più ascolto. Ottimo, ed abbondante. Comunque voilà. Non mi sarei mai aspettato il successo, diciamo, o il tasso di gradimento della sigla del canale di Chiara. Fantastica. Infatti pure nel mio canale molto spesso suona. Olè. Aspetta, adesso voglio mettere. Ce l'abbiamo. È verso la fine. Sembra l'ultima. I sound alert solitamente questi qua li metto. Error 404. Andiamo bene, andiamo. Che poi questa frase qui l'ho inserita alla fine perché metricamente era un po' complicato inserirlo nella musica. Chiara è underscore, o meglio, Chiara error 404. All'inizio vi sto raccontando una chicca e magari Maurizio poi può fare anche una clip. All'inizio nel primo take, nella prima prova che avevo fatto, avevo messo una delle famose battute di Totò: lei con quegli occhi mi spogliatoio. Solo che poi, comunque, ho detto vabbè, può essere fraintesa. Allora, siccome mancava nella parte cantata, mancava appunto error 404, ho detto ma fammi vedere se
riesco ad inserire qualcosa tipo errore del computer e poi siccome lei è romana ho detto magari vedo, cerco di mettere una frase carina, insomma divertente, e ho pensato ai tuoi sound alert, caro Zappa, e quello lì andiamo bene, andiamo così, ho detto fammi vedere un po' come suona sul finale questa cosa qui, e ho detto poi facendo sempre la registrazione improvvisazione, infatti quella che voi avete ascoltato è stata un'improvvisazione, ho detto vediamo come viene, se viene bene la lasciamo, altrimenti la modifichiamo, e così ho detto fammi scaricare i suoni di Windows quando dà l'errore, almeno così posso inserire la frase dell'errore. In registrazione, poco prima di dire la frase error, dove avrei dovuto dire soltanto error, mi è venuta error 404, andiamo bene. E così poi l'ho riascoltata due o tre volte, ho visto che era caruccio, ho detto quasi quasi la lascio, vediamo un po'. E infatti poi alla fine delle due versioni, con quella del finale di Totò e questa qui, mi era piaciuta di più questa, e alla fine poi ho detto andiamo per questa qua, e infatti effettivamente è andata bene, insomma. Serra gliel'ho messa mai? Non ho capito. La quale serra gliel'ho messa mai? Non ancora, io mo ho iniziato la mappa, ieri l'ho iniziata. Tanto che lui fa le balle, comprimi un po' il bidone per l'acqua. Okay. Quella fa tutta da sola, gli metti l'acqua, vende da sola, produce e vende da sola. Vai. Ah, ok. Guarda Maurizio, però t'ha scritto, Dan. Conosco uno bravo. Maurizio, guarda che nemmeno tu sei esente da questa cosa, eh. Quindi che arriverà anche per te. via. Guarda, un po' che ci vuole uno bravo. Dimmi. Su che poi dopo mi devo sentare un attimo e mettere il pollo sui carboni. Un attimo, su dimmi, Daniel. Compra il bidone dell'acqua, su animali. Grazie che mi venivano. Ti va in sì, mi ricordo che ogni tanto si disconnetteva. È il capo della. No, quello trasporta animali. Non ok. Più. Quello là, 9.5. Ah, hai risolto. Sì. Quindi era il cavo che si era allentato a tirare il computer, ho capito bene. Ah, quindi non faceva bene. Qual è il laghetto da dubbi all'acqua? Fontanella. Nel fiume. Non so se l'hai messa. Nel fiume. Questi live non si vede, e allora. Aspetta, ma faccio un salto da te. Tu. Arrivo. Ok, con te Zappa, dove sei? Sto dentro il fiume più all'acqua. Aspetta, devo venire da te, devo far vedere un po' la scena. Sto qua, giù al ponte della Calciviva. Ecco. Bravo. Qua, ecco. le pazze imprese. Vai, vai, bravo, così, giù nel fiume. Ma fai il ribaltons, il suasson ribaltons. L'ha fatto Macio con la neve, l'ha fatto. Io sono andato giù con la neve, fate. Slittavo un po' a salire, però. Vai capo! Ah, già sta caricato! Vai capo! Quando vai, sei... che hai paura di andare nell'acqua? Poi quando arrivi nell'acqua di fermi. Vai, ecco. Vai! Senti. Si fa un suono che farebbe rilassare, non dico che cosa. Il suo assan. Dai. Ya, punta baga. Ya. Dai, su, forza chiotten, dai. Su. Guarda questi 140 cavalli come vanno forti. Vai. Che bestia. Oh, ieri sera avevo comprato un trattorone, avevo comprato. Sì. Almeno così ho fatto contento tutti, perché dice non c'è un trattore grosso, tiè, lo compro grosso. Che poi trattori... Ma come si entra dentro questa farm? Io non la conosco. I soliti ingressi. Ah, ok.
Radio e data mining ci sono di mattina. In 4 ore e mezzo l'ho costruito, eh. Ho visto. Dimmi Daniel, scusami. Troppo poco ho messo. Che data mining io non ci sono. Ah, sei in ferie? Vabbè. Vabbè, dai. Poi ci vediamo comunque il fine settimana qua, quando c'è tempo. Basta, che ce la puoi fare. Dai che ce la puoi fare. Dai. Ok. Ce la fa. Contratto da 14 finito. Maccio, guarda i dollari adesso, gli Everon. Penso io davo a farti fare gli Everons. Grande. Adesso vado a fare il 18, Vince. 18. Scusi, perché dice 18? Ecco un altro che non si fa i fatti sui. 19. Mamma mia, che sound alert quella. Allora, mettiamo a fare la Tugavic, perché è quella che paga più di tutti, e la mandiamo in vendita subito. Ma provo a fare l'esperimento, okay. Aspetta. Ok, Vince, dice su qualcuno. Quella, giovani! Da davanti, però. Aspetta, però, sto sbagliando strada. Hai fatto il salto dell'andana. Ho sbagliato un attimo strada, dovevo andare a giro a sinistra. E di qua il campo. Sì, noi possiamo mettere su due pecorelle, visto che c'è il fieno, roba. Ah, visto lì. Sì. No, vabbè. Ti sei ribaltato, Daniel? No. Cosa combinato? Posso cantare anche il carrellone? Il carrellone. Ha girato troppo forte. Oh. Non mi ricordo mai dove esce da sta farm. Di là. Ma l'hai visto il sasso che non sapevo, non mi si levava, il sasso l'ho messo dentro al cavannone, sì. Infatti l'ho notato, infatti quando è stata la prima volta che ho presentato la farm ho detto questo è un ornamento che risale al periodo del paleolitico, una cosa del genere. Comunque hai fatto veramente un grande lavoro, mo scherzi a parte, veramente hai fatto... Bello, sì. Bello, veramente. Io era proprio quello che volevo mettere, fra l'altro. Solo che avevo visto l'altro campo che era più semplice. Dab, Elisa ti ha fatto una domanda. Ui, Zappa, salve. Dab, mi spieghi perché la gente su ETS si diverte a cercare. Hai visto le vecchie clip? Sì, diciamo che sono quelli lì che non hanno come dire, un trasporto decente da fare, allora vedi che vanno contro mano. Diciamo che sono quelli lì che sono più tipi da, come si chiama quel gioco? GTA. Io dico GTA San Andreas, no? Per chi è un po' più avanti con l'età si ricorderà che ci avrà una ventina d'anni più o meno, 18 anni sicuramente questo gioco. E quindi ne ho trovati parecchi. Che facevano sta cosa soprattutto nel Regno Unito, che non tutti sanno che bisogna tenere la sinistra, e quindi un sacco di volte ho fatto un sacco di questi frontalieri. Qui c'è il nuovo follow. Oh, ben arrivato, bitch. David00TTV. David00TTV ha appena iniziato a seguire il canale. Grazie. Ben arrivato, David. David, benvenuto nel canale. David00 Tango Victor, benvenuto nel canale, benvenuto nella Lives. In questo momento ci troviamo sulla mappa più pazza del mondo, sulla mappa Zappaland. Credo che t'annodi sempre. Ci annoda. Niente, t'annoda. Un po' gli metto anche pressione, povero figlio, perché... Benvenuto nel canale più pazzo del mondo, David. Tutto Kevin, qua lavoriamo come le bestie, David. Qua ci abbiamo anche uno Strimers di ottimo. GTA Sant'Andreas, GTA Chiapro qua. Caspita, è successa la stessa cosa di ieri sera con il canale tuo, là, a proposito
non c'è uno che di questa regione, paf, ti arriva. C'è uno del Molise, dice, dico, c'è manco un pugliese, dico, ma manco quello del Molise io c'ho veramente, pam pam. E qua parlando di GTA è arrivato anche il mitico David 00 Tango Tango Victor. Oh. Eh sì. Anche lui è perfetto per noi, perché ci scrive ciao belli, cioè non ci conosce. Esatto. Oh, noi siamo bellissimi. Giusto. E giovanissimi. Tu sì. Siamo dei pampini. Tu sì. Noi sì. Pampini belli cresciuti, ya. Sera da Chiara quando devo dire, dici, dove andare su quale isola? Rushing Coral. Arrivano gli Everon Dab. Grande. Oh, ha ricordato i soldi del carrellino con l'acqua. Ottimo. Adesso ti riporto il batanaglio in farm. Allora, Dab, ce l'hai l'irroratore? Che ti vado a fare due mission. Te li prendo. Allora, vediamo. Vai, compra tutto. Tanto con l'irroratore si guadagna bene, comunque. Sì. Vai, vai, compra l'irroration che dopo lo vado a prendere. Quale compri? Okay. Quale col serbatoio davanti? Sì, prendo tutti e due. Serbatoio davanti e quello di... non quello con il carrellino, perché sono un po' scomodi da girare. Bene, allora lascio il peso in farmers. Sì. Allora, 1200, 1500, ok, 3000 litri. Sono passato... parlo in pieno. Scusi. Sono passato al passaggio a livello, ha tirato giù le sbarre quando sono passato appena. Quello così. Un po' mi incastro in mezzo. Spirit 3. 3, sì. 3, ok. Non so quante missioni vuole fare. Ok. Ma che, a quanti litri ne stai a fare ste presse? Ciao Dab, Ashing Farmers. Sì, sono andato a posare un attimo. Hai visto che ho messo la falciatrice lì vicino alle stazionate? Perché così te la metti dove vuoi, non lo sapevo sì, io dove la volevi mettere. Oh, ma anche perché al momento non saprei dove andare, qui, dove metterlo. Intanto, intanto te l'ho messa lì, almeno la vedi. I pannelli solari producono? Non ci ho fatto caso, lo sai, ma sicuramente sì. Presidentissimo, tu puoi anche mettere tu qualche altro pezzettino qua, tipo il coso per... ho tamponato qua, per guardare. Usa Daniele! Il tamponato io ho dato per guardare la live, mi dicevi? Se magari in farm puoi mettere qualche copertura per metterci mezzi, i cosi da... le lame, se le... l'attrezzatura per la cura dell'erba, taglia e cose. Su agli animali ogni... ce li puoi mettere? Per mettere queste cose, per tagliare l'erba, queste cose qua, se vuoi mettere qualcosa, o se sai meglio tu dove andarla a posizionare. Buongiorno Riccio, allora diciamo... ciao Riccio! Allora, David diceva, stavate parlando di GTA. Allora, stavamo parlando di GTA con riferimento a una cosa che ha scritto Eliza. Praticamente mi ha scritto come mai durante le partite in multi su Euro Truck Simulator 2 spesso facevano i frontali. Ma il 4 era nostro? Sì. Sì. E che ci fa? Madonna, tutto sto insilato, come fa? Vai ancora. Se si riesce a fare. No, ma qualcosina se si riesce a recuperare anche a livello di gratation, diciamo di fruttation. E quindi David, ti dicevo, parlando di questo, ho detto: sì, quelli, la maggior parte di quelli là che stanno nel multiplayer, a parte che Euro Truck, essendo un gioco, diciamo così, creato per un pubblico di persone anche non particolarmente mature, allora ci trovi anche la persona che va contro mano, che semplicemente non conosce il codice della strada. E quando ho beccato quelli lì che facevano i frontali continuamente, io dicevo: guarda, questi qui sono quelli lì che giocano a GTA. Io prima ho detto a San Andreas, è un titolo molto vecchio. Sì,
faccio mangiare. Tale bambino ce ne sono altri due. No, non mi freghi. Ti faccio vedere. No, no, non mi fai vedere niente, non mi freghi. Oh, c'è il giovanotto vicino a te. E quindi questo era praticamente il succo del discorso, David, parlando di GTA, che poi nell'ultimo periodo ovviamente invece l'hanno migliorato, perché io non ci ho mai giocato, però ci ho giocato a San Andreas, per cui adesso gli hanno dato una trama, quindi c'è un percorso da fare, diciamo così, e non è solo girare. Non è che non conoscere quella... Ah, anche, bravo David, bravo. Infatti quando su strada vedevo qualcuno che stava senza il ops. Tieni. Grande. Mi sa che ce ne vorrà più di queste, però. E vabbè, infatti li puoi mettere più, dopo ce ne attacchi altre. No, cappa. Tanto che puoi cominciare a mettere sotto tre, te c'entrano, ecco, le va, sono tre e tre ce le metti. Chi è che ha messo? Ok. Cosa? Perché poi tanto qui c'entri a scaricare. Eh sì, poi vabbè che ci verrà sicuramente con il trattorino piccolino qua, perché mosso. Io penso che hai pensato di mettere i trattori sotto la copertura quella grossa. Sì, qualcosina pure là sotto, tipo le cose per seminare, queste cose qua, sì. Fai come se fossi a casa tua, anzi sta a casa tua. Riccio, ma là c'erano quelli lì che si vedeva che ti puntavano in due, si mettevano là e facevano le tattiche per speronare. E io un paio di volte gli ho fatto fare delle mezze figuracce, perché ho fatto delle belle frenate con i rimorchi e loro andavano lisci. Devo portare tutto al battanaglio. No, dove devo portarti 3 ettari di roba? Dove devo... al mercante bestiame. Mercante bestiame stava dietro al mercante bestiame? Sì, dove insomma. E dove sta la stazione dove hai trovato il formaggino? A luce. Mia. Ce la fa? dai che ce la fa. Io buono, c'è 130 cavalli, sta a fare, devi trasportare 24 rotopalle. Ma va abbastanza bene, o sbaglio? Hai visto come è performante sto mezzo? Sì, infatti se non fa le curve, sì. È che tu dici che si ribalta. Ma ragazzi, che gli sfondiamo la Farbes! I grandi trattori! Comunque siamo in 14, ciò penso che... Grande record, grazie a tutti, grazie! Vai, vai! Ma lo trinci mais o lo raccogli con la... Una parte per il momento vorrei raccoglierla, perché vorrei... Il mais mi pare... Ah, che non si dà le galline, giusto il mais. Se metti i maiali ci vuole molto mais. Sì. Vabbè, magari senti, quello più là è maiale, perché mo mi serve più il latte e concime, quindi sicuramente sì. Inizierò con le... Allora ti conviene trinciare. Sì. Dobbiamo fare gli evidence per comprare la trincia. Mo mi faccio qualche altro contratto qua. Ah, io sto lavorando con una bestia qua. Vai Zappa, hai carta bianca, come diceva il grande Totò. Mi raccomando, scrivici sopra però, Esatto. No, io sto scaricando. Poi vuoi mettere il pollo sui carboni, no? Un bagno oggi. Osta, ti tocca lavarlo lì da quel batanaglio, guarda come è sporco. Sì. Oh, non mi fregare il peso, Dabe, quello è il mio, No. sta scritto Mascio. E un po'?
poi me le vado a lavare con calma. Sì, sì, ti metti un idro là. Sì. Metto io metto l'idropulitrice di fianco ai campanoni almeno. Sì, effettivamente. Sei vicino al meccanico? No, per lui dice per. Vabbè, poi me le sposto con calma, Macio. Me le vado a lavare sì. Off camera. Mi sistemo tutti. Sì, sì. Allora, vabbè, tanto mi scarico le presse, lo mettere sul pollo. Ok, io mi vedo un po' se c'è qualche altro contratto. Oh, stai quasi mezzogiorno, tra un po' mi tocca andare anche a me che vado a mangiare. Ah, però, eppure io tra poco, a mezzogiorno. Non mi ero accorto. A mezzodì pure io faccio. Quando ci si diverte, vola! Oh lady, 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 lady. No, tu a che ora stanchi? 404. Io alle 12 più o meno. Che faccio un paio d'ore. Ok, dai, vai tranquillo, finisco io di finire qua. Ok. E allora salutiamo il mitico Daniel. Grazie per averci dato una bella mano stamattina. Buona, ciao Daniel. Buona carica pappatoria, come si dice in gergo radio. E quindi buon pranzo e poi ci si becca. Ciao ciao Daniel. Io ti volevo finire la missione e fatti anche l'altra, così guadagniamo un po' di Evero. Ah, non ti preoccupare, fai quello che riesci a fare, poi quando devi andare via poi ci salutiamo, facciamo un switch off generale. Ma allora il peso io lo lascio là perché va a finire che Super Mario King dice: "Ehi, chi ha spostato il peso? Ha spostato il baricentro." E allora giustamente Macio è l'umacio, come dice Cayman. A proposito, Cayman è ancora in live, perché se è così non lo so. Gli faccio il raid, visto che siamo ok, visto che siamo anche. Aspetta, vado a vedere. Ok. Anche perché frena. Ho messo il joystick qua, mi è partito il trattore. Ottimo, è in live. Visto che siamo anche in live, okay. In live siamo anche un bel po' in numero. Vediamo un po' se riusciamo a fargli prendere questa affiliazione. A fargli prendere paura. Grazie ancora a tutti quanti per esservi fermati nel canale. Allora andiamo a vedere un po' dove stanno gli altri. Ah, qui c'è il piuma. Messo sulla radicola. Ah no, il pollo è messo sulla radicola. C'è un piuma qui. Dov'è il piuma? Ecco il ma piuma. Macio che si chiama Lady, ma non è Macio. la lera. Romagna Macio. Ho finito il campo, Vic. Adesso ti guadagno, guarda, papam, ecco gli Everon. Alla faccia del bigarmento. Sì. Inchino. Quando la sera si incontra con la zappa. Buongiorno. Salve capo. Porta il caffè o porto direttamente il grazie pranzo? Mille, grazie mille del caffettino. Adesso viaggio. Patacca, ti diverti sicuro. Uè Pitti, buongiorno. Ciao Pitti. Ma dabbè. Quindi vuoi fare il raid a breve? Perché sennò ti faccio un'altra missione. Come vuoi fare? Siccome sono già le 12. Allora il trattore per fare le presse? Il trattore per fare le presse. Allora ti porto il trattore in farmes. Ok, grazie. Sì, vai. Poi mi finisco. Ah, perfetto. Ma mi finisco di raccogliere off camera qua. Perché okay, vorrei approfittare, siccome ci sono anche altre persone. Augurandomi che
coloro che stanno sono entrati nel canale e mi stanno onorando della loro presenza vogliono dare una mano a un altro amico streamer a fargli prendere l'affiliazione a Twitch. Per chi come me ha fatto tutta la trafila sa bene che è dura e lunga, e quindi siccome anch'io sono stato in qualche modo aiutato da altri amici, ma l'avrei fatta a prescindere, ecco, vi chiedo la gentilezza se potete magari restare durante il raid, così insomma con un follow e facendogli un po' di compagnia riusciamo a fargli finalmente raggiungere questa benedetta, questo benedetto scopo che è Guardovic. Esattamente. Allora, io ho lasciato il case qui vicino al peso, così dopo parcheggi dove vuoi l'irrotatrice. Ok. Meno la metti dove vuoi te. Che buona signora, vedi? Ti faccio capire una cosa, il fatto che senti dal volume lui sente ancora mentre le vende, ma non ti sente tanto tempo. Prima qualche volta c'è la testa qui. Quindi qua alla fine Macio è diventato il capo, no? Poi vabbè, Zappa è il super mega presidente di Zappaland e io sono l'operaio specializzato. Ma no, i denti. E poi? Tanto bravo i denti. E dopo? E poi ne riparliamo. Qui c'è uno che salta, vedi? Dab. Vedo che cos'è, una rana e un canguro. Oh, ma è Super Macho Kings. È la quaglia, il salto della quaglia. Chi c'è? Vai che ti seguo. C'è qualcuno come una bestia. Dimmi, Zappa, scusa. Perché vai via con le balle, Macho? Ma è finita la mission. Perché portate via le balle? La missione non è terminata, quella della raccolta. Siamo al 74% ancora. No, gli porto queste altre tre balle per vedere se no, c'è la... No, gli porto ancora altre 9 minimo. Ah, ok, allora ritorno indietro. No, io ero partita missile. Raccogliere le altre 6, poi dopo ne riparliamo. Ok. I denti, no, il pipino. I biglietti che sono caduti, ho scaricato. Bravo. Se i tuoi biglietti rubate, così ho detto a scaricarli. Va bene. Vuoi fare una cosa? Ma i denti non li lavati? Oh. Stamattina stiamo a litigare con questi denti. Chi è? Chi è? Gli ho saltato sul trattore. Ha fatto l'assalto, Macio. Io devo capire i colpi che vogliono qui da noi. Gli salto sul trattore l'imballatrice. E dice Riccio che Macio era sulla pista di decollo in fondo là. Ah, sì, voleva prendere il volo. Olè! Guarda come salta. Considera che gli ho portato il pieno e mi sa fatto il 50%. Caspita, allora effettivamente ci vuole ancora un altro po'. Mo di libero pure sta andana qua. Io intanto sono a raccogliere le rimanescenze. Ah, ok. Ma qua vedo qualcosa che si muove su questo. Oh, così fatto, ma non è poco, ci parliamo. Dai, dopo discutiamo, facciamo tutte le discussioni del momento, facciamo tutte le trattazioni e andiamo a fare i compiti. È finita con fare i compiti. E dopo? Mentre rimaniamo il pollo sui carboni. Fate compiti quando dobbiamo mangiare? Certo, mentre mangiamo facciamo i compiti. Così, capaccio, da studiare e mangiare? Allora, intanto dimmi, sopra i 3000 metri chi ci abita? Ragione, Pitti. Animale ci abita? Si vede che sta ripassato, Macio, dice Pitti. Stai bello carico. E quali altri animali ci si possono spingere? Pitti, però tu ti sei persa una scena prima. Gli ho portato il caffè al campo, quindi secondo me
È la caffeina che gli ha dato una bella carica. Eh sì. Anche se lui beve il tè, però la caffeina ogni tanto lo mette. Ah, c'era, allora è testimone oculare. Pitti. Lui può dirlo che ti ha dato il caffè. Anzi, il super caffè. Caffè patacca, il caffè che spacca. Non ti ricordi quando eri piccolo? No, non ce l'avevo sto gioco quando ero piccolo. Ma ero cresciuto male. Noi ci avevamo il Commodore 64. Sta grafica 64. Ce la potevamo proprio sognare. La mia... Che dovevi cercare il canale della programmazione su contadesione. Poi dovevi mettere là la cassetta, caricare tutto il gioco, poi c'era la fine cassetta e il gioco non partiva. Esatto, e dovevi andare a pulire le testine e sperare che fosse quello il problema. Con un fiocco. Mamma mia. Talebana non è mai stato piccolo, è nato grosso, è nato cresciuto, sì. La cicogna quando l'ha portata praticamente sono arrivate quattro cicogne e lo portavano perché era... C'era scritto dietro le cicogne carico speciale, trasporto speciale. Sì, sì, c'avevo un scorta avanti e dietro, il lampeggiante. Che fa? Sta scaricando lateralmente? Ah, perché quello è... No, sei ecco entrato qua. Male. Sì, ma mi sono spostato. Guarda, me ne sono accorto. Devi fermarti lì, fra quei due cassonetti devi mettere. No! Vai, Everance! Te la piaccia! Non c'è un pagliolo, tu! Su! Questa connessione mi fa nervosire, continua disconnessioni. Stiamo al 96! Adesso ragazzi vi mando la foto di Dub col casco nel gruppo. È giusto, stiamo scendo. Mancano due balle, mancano. Ottimo. Quello è dopo il casco, ragazzi. Mancano due palle. Se consideri che te lo fate quattro. Ottimo. Il salto del cotone. Sto guidando il trattore di Daniel, voglio, ma comunque sto trattorino è piccolino, ma è una soddisfazione. Via, ci facciamo un bagnetto, vai. Facciamolo vedere. Guarda com'è veloce. Mori. Scusi, vuole un passaggio? Lui è come Forrest Gump. Ah, ok. Vediamo se sale. Eccolo qua. Vediamo se possiamo portarlo sul ranch. Diciamo che sta. Non possiamo portarlo. Vai, vai, vai. No, ma scatta il gioco. Ah, ok. Perché, vai, vai. Perché sul ranch io mi metto sempre sul cassone. Quindi io sono lo specializzato. Ma lì sta fermo, qui invece tocca correre. ma là c'è Gippo che ci fa ribaltare ogni tanto. Sì, manca poco. No? Il mitico Gippo, aiù. Forza chiotte! Boom! Ah? Hai visto la clip di ieri, quella là dello sacciotto, là? Quello là era... E la clip, ma poi muore sempre, tocca sempre gli animali. Soprattutto Gippo, che non so perché quando senti i fuochi d'artificio che partono dalla Colt di Mister non faccio nome alla zappa, la trovi sempre la stessa e mi arriva la notifica sul cerca persone. Dopo giochiamo dopo. Riccio, ti sei installato bene il salvataggio? Io? Zappa, no, dopo quante balle hai detto che devo portare lì? Altre tre? Ok. Ok, allora mo vado a consegnare. Visto come ci saltano le balle?
il salto della palla. Oh, ma allora sei degnoso. Sì, perché sei degnoso. Guarda, mi ha fatto anche sbagliare. Hai fatto anche un fiello. Caffè macio. E camminare a noi. No. Il caffè patacca è un'esclusiva della premiata torrefazione Macho King. Non ce l'avremo quest'anno sul 22. Guarda, Luigi. Ai. Pazzo, anche se Luigi. Perché vedi il yoga? No. Guardate le mie, poi cadrai. Quando tu incontri Macho King, ti devi inchinare al re dei Twitch. The King. The King of the Twitch. Ho bagnato quello. And the winner is Macho Kingo. Guarda che balle, vai. Noi l'abbiamo bannato quello, di e po'. Ah, Maurizio, ma hai guardato se qualcuno ha chiesto di essere reintegrato? Dopo ci saranno anche quelli che fanno, dice, ma perché mi hai bannato? Ma bella questa doppia andana fatta admin. Mi sa che devo cambiare quell'attrezzo là, perché proprio non sono riuscito a capirlo. No, è facilissimo, l'altra volta te lo uso io, devi vedere, ti faccio delle andane bestioni. La prossima volta però ci ripasso sopra due volte, perché effettivamente. Però io non vedo niente. E se lo smetti. Ci sono tutte le date tue su sto schermo. Me lo capolino ogni quarto d'ora. Chiudo la bocca, chiudi le orecchie. Leva ste mano, le cuffie ce l'ho da solo. Non è un touchscreen, diglielo tale. Pensa che non sa. Parla piano. C'è tutta vuota. Che ti devo fare allora? Piano fatto la pre. Vediamo se la finimo sta missione. Guarda, no. Guarda, ne manca una. 96. Ma ancora la scarica. Vediamo un po'. Grande! Oh, non mi riscuote e perdiamo tutto. Ottimo, tutte queste balle sono di Dabe adesso. Abbiamo sì, per le nostre pecorelle. Sono nostre. Abbiamo quelle mucchette, non lo so che vuole fa, insomma. Sono tutte nostre. Nostre. Abbiamo... Ora dobbiamo piantare il grano per fare la paglia. Sì. Come possiamo fare questi? Te ne vedi da lì, Dio buono, ma mica può entrare dentro lo schermo. Ma deve vedere bene, no? Deve vedere. C'è ragione. A Pippo di fuori da lui sto. Lo abbiamo visto anche noi qua, dalla regia l'abbiamo visto. Ho visto la testa entrare nello schermo. Ho visto. Bombillo. Tu vuoi il billo, no tu. Mamma, perché fa vedere la trippa? Qua si vede tutto, diglielo, ma lo vediamo tutto. Vabbè, ma foto l'altra, lascialo fare, che lui ti prega. Ribocila. Altro niente la richiede. Intanto Mirlino salto le balle. Il salto della. Dopo il salto della guaglia è il salto della balla. Devo allenarmi per il salto degli ostacoli. Vero. Dopo andiamo alle Olimpiadi, ragazzi. Guarda come salta. Oh, niente, non c'è speranza. Ma guarda quante ci sono! Facci la miseria! No, grazie! Quante passi! Queste lo sai dove si mette? Su ai capannoni di sopra, lì dove stanno le bestie. Ah, sì!
No, queste vengono buone per le pecorelle smarrite, le mucche. Questo essendo fieno, io lo andrei a scaricare già nel, magari poi off camera me lo vado a sistemare. Penso di caricare il buco della cosa delle mucche, tanto c'hanno il coso automatico lì. Esatto, infatti è quello che pensavo di fare. Giocarsi? No. Dopo ci giochiamo, famo una mappa tutta nostra, la creiamo per cavoli nostri e ci giochiamo per cavoli nostri, ok? Tanto il babbo gli piace, crea la roba e vai. E vai. Guarda come vai. Salta Mario. L'ho visto qua dalla panoramica. Chi arriva prima, Mario? Io. Ehi! No! Ti circolare la merda! Fadi, vado Fadi, senti! Dopo ce la costruiamo pomeriggio, ce la costruiamo una per tutti i cavoli nostri, va bene? Lì in America la costruiamo, così ci mettiamo anche i ponti, ci mettiamo anche i gatti, e ci mettiamo Babbo Natale con l'elfa sexy. Ok, ora ti Papà bella, la vita è qui! Ci mettiamo la vecchietta, ci mettiamo Brixia. Che guardano il cantiere. I lavori in corso. Ma ruspa, perché quella non va bene, non la riconosce terra farm. Allora devo cambiare, fermo. E lì scavo la terra. Poi farò da un'altra parte, invece fo proprio la cava, ora tiriamo sui sassi. Ma non c'è niente da fare, scavamo. No, ti ho detto, non lo conosci questo, Lore, è difficile da portarsi, devi fermarti di qua, di là. Dopo, ti ho detto, dopo pomeriggio la giochiamo una per cavoli nostra, tanto. Tanto ci manca studiare più poco. Ma ci passa il trapassato prossimo. Ma ci stai facendo più footing tu che Wopparan. Ma dobbiamo iniziare, lo devi sapere. Sì. Bene. Ci stiamo allenando per la maratona. Che poi anche Wopparan nel suo. La foto del profilo c'ha qualcosa di rosso, se non ricordo male, o rosso arancione, quindi sì. Wopparan fa le maratone, infatti ho sentito che si allena, però insomma si vede che mi pare che c'è un numeretto attaccato. Maurizio, so che potrei risultare un pochettino scocciato, puoi fare un po' di so agli altri canali amici gentilmente, così chi sta in live e chi guarda sto video in replica magari passa un attimo. Ok, ragazzi. Grazie. Io vado a mangiare. Ok, dai, buona carica batteria. Ciao, grazie del divertimento. Ciao a tutti. Grazie a te per la compagnia, carissimo. Ciao a tutti. Thank you, grande Maurizio Max, lui c'è. Ci se n'è andato Macio? Sì, è andato a fare carica pappatoria. Vediamo un po' se sta ancora in Lives. Cayman, ok. Kappa Rogero. Sta ancora in Lives. Cayman ancora in Lives? Sì, sì, ho guardato proprio adesso. Almeno così gli facciamo il ride. Io, vedi, quando siete in più di una persona mica in live, mi metto il browser, apro 3 o 4 pagine e poi random vi ascolto. Almeno chi ha bisogno fa pure visualizzazione, queste cose qua. Non c'è nessuno. Ma infatti mi pare che c'è solo una persona vedo al momento. Siamo sempre pochi. Sì. Infatti i miei ride sono così, parlate amici, se no. Oh, ma pure io così, gli amici che stanno in live. No, c'hai avuto modo di incontrare Jason per caso?
No, l'ho sentito. Vabbè, l'ultima volta l'ho sentito nella sua live. E comunque deve essere un bug. Probabilmente avrà sospeso o gli avranno sospeso il profilo. Anche se dal profilo di riserva, però il follow me lo fa, me lo dà, mi dà il pulsante del follow. Quindi, mo non so se è un problema con noi vecchi. Allora, se noi vecchi follow invece da zero, significa che lui stava sospeso e Ok. poi riceve solo richieste di nuovi follow, perché noi, quando lui riviene reintegrato, già riceviamo follow. Sì, infatti dal profilo di riserva mi dava l'opzione per iscrivermi, diciamo così, per seguirlo. Mentre invece dal profilo questo qua, no, non mi fa andare oltre. Io ho imparato una cosa. Ho imparato una cosa. Oh, senti, come fatto? Va bene così, dai, non ti preoccupare. Tanto ci scappa fuori un'altra. Eh no, vabbè, poi me lo finisco di fare io qua, dai. Allora, La fa? Vuoi dire che ci scappa fuori un'altra balla? tu dici, ma Benz, tu sei più calcolatore. Per me non c'è un'altra balla, perché l'ho raccolte tutte le andane. Ok, Rimasti pezzettini, ma... allora che dici? Facciamo il raid. Allora, adesso andiamo su alla farm, così vediamo dove potremmo mettere. Ok, sì. Che il fieno è un bel po', questi sono 20 balle, ma non so se sono da Sono 180. finiti di luna, so... Ah, però, allora voglia di nutrire. Ma è roba nostra sta... Niente, niente di nostro questo? Quello Quasi. che hai acquistato, quello l'ho preso. A parte, volevo fare un po' del beta nella parte bassa del campo. Ho fatto una modifica come hai fatto tu giù alla farm. La parte bassa ho arato un pochettino. Su che ce la fai, dai. Dice da metterci una pianta. Fai tu, hai Dice carta bianca? c'è un buco che non mi piace. Sì, so che mi sposto da sito perché non c'è il posto. Non posso che fare il vento tutto. L'unico modo è stata per ore. E qui mi sono stato la tozza. Messo una pianta, no? Guarda, guarda bella. Salto livello. Mi insegua! Vadi. Io Si allarghi! la prendo larga. Ah, la curva. La bacca. La allarghi, no, la barca. La barca devo costruirla su un altro gioco, non è questo. Quella dei pirati, per caso. No, su Minecraft. Ah, guarda Sì, come tu. sale piano piano, eh. Sì, sbagliati dove ho. Ma l'ho copato per il bene dell'azione, ma certo fa tanto bello. Scusi, ho fatto No, basta, non posso stare a chiedere sempre la stessa cosa. Ora, vediamo se qui il tab ce la fa a scaricare. il bene. Con quattro manovre Ma dovrei secondo farcela. me manco tante. Allora, vediamo un po'. Eurotruck solitamente è un po' più difficilotto. Allora, fino, 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 fino. Ok, ho visto. Forse. Mo faccio il salvataggio così. Esatto, almeno se non le prende, almeno. Stai pronto con la Y a ritirare su, eh? Ok, allora fammi posizionare un po' meglio. Teoricamente dovrebbe prenderle comunque. Basta.
pronti, appena pronti per il fuoco, fuoco, anzi appena pronti per mangiare, aprite le bocche. Madonna, paro paro sopra. Oh, le sta prendendo. Pingi Y, pingi Y. Basta che non mi viene più usato. Non hai spinto Y. L'ha premuto. Per interrompere lo scarico. Aspetta, no, non me lo fa interrompere. Infatti... Vabbè. Ma mano a mano che le consuma. Eh sì. Altrimenti al limite più la prendo un attrezzino per con la forca. Ci le metti sotto al capannone. Eh sì, batti con il mio attrezzo. Allora, ripiega. 49.000 litri di fieno. La paglia più o meno dovrebbe essere simile. La paglia mo mi metterò uno di questi campi. Poi me lo farò anche offline. O magari solo per PC che prendo, metto la mod per raccogliere la paglia dai contratti. Ci accompagni tu giù? Io ti seguo. Ma aspetta, io consegno la cosa, te raccoglio la missione. Ok, perfetto. Oh, abbiamo recuperato pure un bel po' di soldini. Ma sto detto, come mai mi provo sto bagagliaio piccolo così, costa... Ma lo puoi potenziare all'officina? Questo a 170. No, abbiamo la targa, no? Ah, la targa! Aspetta, te ne devo. Mo te ne acquisto uno tuo. Beh, mi sei incastrato un'altra volta. Mi sei stretta. Sì. Mi sa che esco dall'altra parte. No, ce la fai, ce la fai. Devo soltanto mettermi. Devi allargarti qui? Esatto, sì. Manovra all'aerotrack. Qui c'è posto? No, qui non c'è posto. Qui c'è posto. Questo po' me lo devo sistemare con calma qua. Ah, qua ci sta lo spazio a fianco al cassone. Ok. Allora, facciamo così, dai. Approfitto per ringraziare tutti quanti voi. Opla! Che mi avete fatto compagnia. Allora, intanto ti prendo il trattore con la targa personalizzata. Dove? Eccolo qua. Vai, ce n'è un altro. Ho capito. Ma che targa gli metto? Ah, è quella zappa. Aspetta, questa è quella di Macio. Ah, questo blu. Grosso, metti uno qualsiasi. Sandia, non l'ho messo perché non è che è il trattore che diciamo che a breve sicuramente si farà un bel po' di, lo metterà esposto al museo. Va bene? Ottimo ed abbondante. Poi oh, quest'altro lo chiamiamo. Ho fatto? Perché mi è uscito? Perché mi è uscito? Houston. Configura. Allora, targa, questo lo chiamiamo in onore della Super Vips nostra, che prossimamente poi sa mo quanti anni ci avrà. L'età una signorina non si chiede. Elisa punto punto punto
punto, punto, punto. Abbondiamo. Non me l'ha cambiata. Mannaggia. Aspetta, mi sposto dal trigger, vediamo un po'. Ah, è scangiato pure il peso. Sì, quando fai le baganaie. Ecco qua. E la I. Sa. Punto esclamativo. Abbondiamo. Abbondante, okay, ma abbondante. Configura. Un po'. Oh, ok. Via, andiamo a partire. Ha lasciato i fari accesi. Oh, si scarica la batteria. E poi i trattori si vanno a mettere nel capannone, quello importante, no? Qui, ma questo aperto. Ah. Lo da insegnare tutto. E il padrone di casa sei tu, vedi? Chi ha voglia di mettere la roba qua dentro? Guarda questo da parcheggiato. Ma perché tutto case o fai? Ho preso questi qui perché hanno un ottimo rapporto potenza, prezzo e prestazioni. Ah. Però poi man mano si può anche cambiare. Io ho preso questo soltanto perché. Ah, pensavo che hai vinto un concorso. Ah, vinci del... No, no. Vinci sempre i premi, vinci. È perché costa poco potenziarli e poi sono anche abbastanza performanti. Senti, uguali, 125, 125, 125. E poi ognuno dovrebbe, insomma, all'occorrenza, se occorre, io poi vado a potenziare il motore. Via. Guarda come arriva in retro. Opla. Che dici? Ma sei proprio tignoso, sei? Dove mettere più l'arco? Mm. Ah, i fari accesi. I fari accesi. Poi come? Quanto ha bestemmiato per rimetterla dentro questa? Si è messo qui con la santa pazienza Daniel e l'ha sistemata. Hai il telecomando? Ok, andiamo a chiudere i cancelli. Esattamente. Inquadriamo il custode. Ok, e allora siamo alle conclusioni. Approfitto per ringraziare tutti quanti voi che siete passati nel canale a salutarmi, a farmi compagnia. Ringrazio il grande Macho King, ringrazio il mitico Talebano, ringrazio anche David 00 Tango Tango Victor, Pupattolino 75 per l'iscrizione offline. E per voi che state guardando questo video in replica su Twitch, la programmazione della settimana termina qui. Il nostro appuntamento per quanto riguarda il canale Dub Logistica 1 è martedì con l'appuntamento con Euro Truck Simulator 2 con il mitico Turbo Star, mentre invece, caro Talebano, il nostro appuntamento con Ranch è per lunedì alle 9:30. Ok, e allora ancora grazie a tutti. Per voi che state in diretta vi chiedo la gentilezza di restare sintonizzati, perché
Cayman, faremo un ride a Cayman. Quindi, thank you so much everyone for making me a great company. Mi sa veloce che sta per chiudere. Thank you so much. I hope you have enjoyed my live streaming. Our first appointment of the Ha week is. chiuso. Annacci. E vabbè, allora faccio ADR4, che è un altro. Eh sì, c'è solo un. Perfetto, ok, facciamo il ride ad ADR4. Ride, prepariamo, eccolo qua. Allora, ADR4 underscore 23. Allora, rifacciamo. Dobbiamo comprare la rama da girasoli o la trincia. Allora, intanto vi vado a vedere che costa la trincia. Ci costa la più piccola, la più povera costa 380.000 euro. La più povera con le lame della classe, eccole qua. 100.000 euro. Ci vogliono 500.000 euro. Dato. Ah, però, quindi ci vuole ancora un bel po' di tempo. E allora, vediamo un po' se riesco a fare questo ride. Mi dà Diciamo stanza. che l'aggiunto a Trebbiallo. Eh Beh, sì. lo trepiamo e lo mettiamo via. Ok. Nel silos lo mettiamo. Ok, tu, tanto tu più sai. Eccolo, Caiman, stavamo per fare il coso, Oh! il ride. Hai fatto il ride a Caiman poi? Sì, no, Mi sei ma sbagliato. non mi è riuscito, mi sa. Sì. Ah, è riuscito? Ah, perciò mi dà l'errore. Ok. E infatti mi dice offline. Allora, restate ancora un po' di pazienza. E no, ormai l'ha fatto. Ah, ok, perfetto. Allora si è fatto tutto a posto. Ormai è nato Allora online. si è fatto tutto a posto. Ok. Poi riprova, se ti dà errore forse te lo rifà fa. Prova, 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 ancora ci sei, Ok. Dab. Ancora un po' di pazienza per voi che state guardando questo video qua su Twitch e poi perché c'è una sola persona che sta guardando la sua live e almeno gli diamo una mano a crescere. Allora. Ah, perfetto, è partito il radio. Ciao a tutti. Ciao!